Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa oggi, la zuppa di porro di oggi, venerdì 13 ottobre. Allora, su Weinstein, il produttore americano che improvvisamente abbiamo portato all'onore della cronaca perché ci siamo resi conto che sul suo sofà faceva sdraiare praticamente tutte le attrici che avevano a che fare con lui. Il titolo che oggi mi diverte di più è quello, e che mi indigna di più, è quello del Corriere della Sera, perché l'omertà degli uomini. Questo è il titolo su Weinstein. Ma come dico io? Io posso dire che forse Sargento era talmente vittima psicologica di questo uomo che ci ha messo 20 anni per denunciarlo e ci ha messo 5 anni per capire che la sua relazione con lui era malata. Posso dire che le attrici come Meryl Streep, che dicevano che era un dio, si siano rese un poco conto di quello che stava avvenendo, ma non riesco a capire perché dovete tirare fuori gli uomini, l'omertà degli uomini. Qua io direi l'omertà delle donne che hanno subito la violenza. Hanno subito la violenza e per 20 anni non ne hanno parlato. E questo, se volete, è il titolo. Oppure, se volete, l'omertà della sinistra, come oggi ha il coraggio di fare il Times, in cui c'è un pezzo del Times appunto che dice come la sinistra sia stata finanziata, abbia chiuso gli occhi, faccia parte di quella elite, la sinistra, per cui una trombatina così, insomma, per loro è meno grave. Mi sembra quella fantastica scena della grande bellezza in cui c'era l'intellettuale sul divano che prendeva in giro, che viene presa in giro da un gigantesco servillo. Questo mi sembra l'idea di oggi di questa casa cosa di Weinstein. Donne e sinistra per 20 anni hanno fatto finta che questo era un fenomeno. Oggi c'è un piccolo tema, voglio sapere, per esempio, Hillary Clinton, se lo chiede oggi qualche giornale, restituisce, dice, i finanziamenti che ha avuto da Weinstein, ma voglio capire se restituisce i finanziamenti dell'ultimo anno o quelli degli ultimi 20 anni avuti da Weinstein. Si tratta di milioni e milioni di dollari. Il tema vero di tutti i giornali oggi è il passaggio alla Camera col voto segreto, anche perché questo, qualcuno di voi che si è lamentato del fatto che c'era il fascistellum, si chiede come mai ieri è passata con il voto segreto la legge elettorale? Ieri è passata con il voto segreto, tant'è che secondo il Corriere Repubblica ci sono 40 franchi tiratori, secondo il Fatto ce ne sarebbero 70, quindi se ci sono i franchi tiratori c'è qualcuno che si è opposto. E quindi, voglio dire, anche in questo caso c'è poco di fascistellum nell'idea di una legge che poteva essere bocciata dalla Camera attraverso una levata di scudi enorme. Il Movimento 5 Stelle ha virilmente votato contro. Se erano contrari anche quelli del Partito Democratico, potevano votare contro. Evidentemente questo fascistellum, come lo considerano il Fatto e i grillini, non è così fascistellum nella sua approvazione parlamentare. Vediamo di che cosa si tratta. Molto semplicemente cerchiamo di far capire ai nostri amici qua della zuppa di porro una cosa che nessuno di noi ha capito, perché tutti i giornali parlano delle procedure, fiducia e non fiducia, ma se noi poi dopo approveremo entro il 20 ottobre questa legge al Senato, andremo a votare a marzo, probabilmente i primi di marzo, con questa legge, cosa vi succederà? Repubblica, forse quello che in una foto, non in una spiegazione, lo spiega meglio. Ci sarà una sola scheda, una sola scheda, quando noi andremo a votare, una scheda per il Senato, una scheda per la Camera. Quando noi andremo a votare, avremo questa scheda e avremo 200, mi sembra, 30 collegi alla Camera uninominali. Quindi, non so, io sono Milano Centro o Roma Centro o Roma Laurentino o Milano Bovisa, avrò il mio collegio e nel mio collegio ci saranno i vari candidati delle diverse coalizioni. Quindi avrò il candidato del centrodestra, del centrosinistra, del Movimento 5 Stelle o anche di altre coalizioni. Quindi in quel collegio potrò esprimere il voto per il candidato nel collegio uninominale. Chiunque prenda un voto di più in quel collegio uninominale, perché gli abbiamo messo la X sopra al nome e cognome di quella persona, viene eletto. Cosa succede? Che siccome la scheda è unica, oltre ad essere eletto quello che voi avete preferito nel collegio uninominale, discende che verranno eletti anche tutti in proporzione, perché c'è un sistema proporzionale, i candidati in queste liste proporzionali che appoggiano quel candidato uninominale. Non è semplicissimo, però quando avrete la scheda sarà semplicissimo. Quindi vedrete un nome che voi volete votare Rossi a Milano 1. Bene, votate Rossi e a quel punto, se mettete la X su Rossi, il voto che voi avete dato Rossi va anche ai partiti che appoggiano Rossi e quindi quei partiti si spartiranno degli altri posti in Parlamento. Potete fare un'altra cosa, sempre sulla singola scheda uninominale. Vedete che c'è il signor Rossi che è appoggiato da 5 partiti: Forza Italia, Lega, Movimento Animalista, non so, le cose più tremende del mondo. Voi mettete una X
su uno di quei partiti, quindi se mettete un X su uno di quei partiti automaticamente date il voto a quel partito e anche al candidato nel collegio uninominale. Insomma, la cosa non è così complicata. Quello che succede è che tu avrai 230 collegi in cui ci sarà un solo eletto e avrai 398 collegi che non collegi, 398 eletti attraverso questi listini proporzionali. Bene, è un casino come tutte le leggi elettorali, perché vi invito, cara François, che dice che giustamente che è un casino, a vedere cosa succedeva nel Consultellum, cosa succedeva nelle leggi elettorali provate dal Senato e dalla Camera. Lì addirittura ci sarebbe stato un voto diverso tra Senato e Camera. Insomma, io non è che sto dicendo che questo è un bel sistema elettorale, sto dicendo che come tutti i sistemi elettorali ha mille difetti. Non esiste mai un sistema elettorale perfetto e soprattutto cambiandoli repentinamente come facciamo noi, ovviamente si fanno sempre sistemi elettorali che si pensa che possono aiutare quelli che oggi ragionano in termini di esclusione. Quindi si fa questo sistema elettorale per fottere il Movimento 5 Stelle. Grazie al cielo, i sistemi elettorali funzionano con il vostro voto. E quindi volete fottere il Movimento 5 Stelle, fate un sistema elettorale per fotterlo. Alla fine poi è più forte il voto degli elettori, le combinazioni strane degli elettori, che quest'idea centralistica che hanno i nostri legislatori che pensano che il sistema elettorale di vincere la partita. Molto divertente oggi il pezzo di Luca Telese. Luca Telese porta nel suo pezzo sulla verità, è contrarissimo a questo sistema elettorale, contrarissimo a come è stato approvato, insomma, la posizione dell'MDP per intendersi. Bene, Luca Telese in questo, la legge truffa, dice qualcuno di voi, perché le leggi precedenti non erano truffa, no? No, avete la legge truffa l'avete chiamata tutte le leggi elettorali, quindi se non vi piace una legge la chiamate truffa con la scarsa, diciamo, fantasia che hanno i pecoroni, non solo che seguono me, ma che seguono tutti. Legge truffa, da quella legge che volle, che non passò mai nel 1950, adesso tutte queste sono leggi truffa. Invece quelle che davano, bocciate dalla Corte Costituzionale non erano leggi truffa quando davano un premio che per me era sacrosanto e quindi che uno poteva diventare maggioranza col 35% dei voti. È sempre legge truffa, non me ne va bene mai una. Voi volete una legge che faccia vincere il vostro partito, quindi Forza Italia vuole la legge che faccia vincere Forza Italia, il PD che faccia vincere il PD, il Movimento 5 Stelle che faccia vincere il Movimento 5 Stelle. Io penso che bene che ci sia una legge e che si vada a votare il prima possibile. Vabbè, comunque sia. La cosa fondamentale è che l'unico pezzo divertente è quello di Luca Telese che, come in tutte le leggi elettorali, riesce a trovare tre contraddizioni mostruose nel sistema elettorale. Da leggere, se siete dei tecnici, comunque da oggi fino a marzo vedrete quante volte parleremo di questa legge elettorale, sempre che venga poi approvata dal Senato. Grandissimo, grandissimo, grandissimo Donald Trump che dice all'UNESCO me ne vado via, UNESCO me ne vado via, la sede più inutile del mondo. A Parigi, dell'organizzazione internazionale più inutile del mondo, soltanto gli italiani gli piace l'UNESCO. E sapete perché gli piace? Perché possiamo far finta di essere i fenomeni perché abbiamo i siti tutelati dall'UNESCO, come se fosse una specie di entità divina che tutela i siti italiani. E diciamo, com'è possibile con 54 siti storici definiti così dall'UNESCO che abbiamo così poco turismo. Siamo i primi al mondo e siti UNESCO. L'UNESCO è una cagata pazzesca. È un gruppo di persone, in genere a guida, diciamo, sinistra chic, che decide delle cose incredibili. Mi ha colpito Carlo Rovelli poche settimane fa sul Corriere della Sera, perché l'UNESCO voleva difendere la terapia del Salasso, che poi ho scoperto che per alcune diciamo patologie oggi serve, però insomma questo è l'UNESCO. L'UNESCO è quello che ha avuto tutte le posizioni più antisemite, più anti-israeliane, più anti-ebree che ci possiamo immaginare nelle ultime settimane. Che l'UNESCO sia che l'America esca dall'UNESCO mi fa solo godere come un riccio. Chi fece l'ultima operazione di uscita dall'UNESCO? Reagan. Quindi io trovo che in quel caso l'UNESCO era filo sovietico, non filo, cioè la cultura, la tradizione, filo sovietica. Oggi la cultura, la tradizione, filo araba. Ma che va benissimo che sia filo araba, però lo deve essere anche filo israeliano, non contro Israele. Che sia filo italiana, araba, latina, americana, quello che volete voi, ma non contro Israele. Eccolo qua un altro. Israele è stato fascista, ma pensa un po' tu.
bellissima questa storia di, delle pellicce è perché il grandissimo Michele, che è un bravo, un ottimo stilista che ha rivoluzionato Gucci e ha raddoppiato il fatturato di Gucci, quindi io se fossi azionista di Gucci sarei contento, però è ovviamente vittima del politicamente corretto all'ennesima potenza. Non più pellicce per Gucci, gli animalisti saranno tutti contenti. Allora io chiedo, che fine fanno le Princetown, così si chiamano quelle orrende, cafone, e voi vedete quelle ragazze che si mettono anche per strada quelle cioche, cioè le pantofole con sopra la pellicetta sopra? La moda se l'è inventata Gucci. Pensate un po' che questo Michele è diventato, ha avuto il grande successo perché si è inventato queste pantofole, che sono fatte di pelliccia e sono fatte con la pelle di canguro. Beh, insomma, sì alle pelle degli animali, no alle pellicce. Quindi, fantastica l'idea, diciamo, politicamente corretta di, come si chiama, di Gucci, che Bizzarri ha colto al volo. Basta che si venda, che ve ne frega, vi fotteranno, prenderete 1500 euro una borsa fatta di pelle, ma non ci saranno più le pellicce in sfilata. Benissimo, sole 24 ore, si accorge, unico oggi nella stampa italiana, che per 175.000 aziende italiane che sono strutturate come società a responsabilità limitata, cioè SRL, ci sarà l'obbligo dei revisori. È una norma contenuta nel decreto fallimentare, nel decreto che rivoluziona, come si chiama, la legge fallimentare. Un'altra, controllo, burocrazia, costi per imprese che fatturano più di 2 milioni. Quindi non possiamo definirle grandi imprese, neanche medie, direi piccole imprese in forma di SRL dovranno avere i revisori, come dovranno avere la 626, come dovranno avere le leggi sulla privacy, dovranno avere l'antinfortunistica, dovranno avere tutto devono avere. E poi pensate che noi dobbiamo avere il revisore e andiamo a combattere contro le imprese che in tutto il mondo ci fanno un mazzo così. Buona idea quella del pensare di questi politici che stanno lì, che non si pagano manco gli assistenti parlamentari, che le imprese sopra i 2 milioni si devono comportare come se fossero delle multinazionali. È una cosa allucinante. Pensare che le piccole imprese italiane siano prese a calcio nel sedere in questa maniera, e facciamo sempre invece quei grandi moralismi sul fatto che semplifichiamo, rendiamo più semplice fare imprese in Italia. Ciao!